Buongiorno, buongiornissimo. Allora, oggi comincio il vlog tardissimo, sono le 2 di pomeriggio, 2 e mezza ormai, 2:40, non lo so. Sono appena tornata a casa dall'uni e ho portato fuori il cane e comincio il vlog tardi per un motivo molto elementare, ovvero che ho dimenticato la telecamera a casa stamattina. Stamattina sono partita benissimo, ho tipo detto, ah sì, oggi prendo tutto quello che devo prendere, mi ricordo le cose di qua e di là. Certo, ho dimenticato la telecamera, il cavetto dell'iPhone, i soldi, un sacco di cose ho dimenticato, quindi come al mio solito mi sono fatta riconoscere e vabbè. Pazienza. E quindi comincio ora il vlog, vediamo se è abbastanza lungo, ve lo lascio singolo, se no lo unisco a quello di ieri che tanto devo ancora editare. Ops. E quindi niente, farò così. Adesso io non mi dilungo troppo perché ho una fame che neanche la immaginate. E devo studiare, ovviamente oggi devo studiare, ho mille cose da fare, ma soprattutto mangiare, vi giuro ragazzi, la mia fame in questo momento non si può descrivere e quindi ci sentiamo dopo anche perché credo che oggi, ovviamente, indovinate, studierò. Proprio quella era la parola. Quindi non farò molto, perciò niente, ci sentiamo più tardi, magari. Allora ragazzi, ho appena finito di mangiare e ho mangiato insalata, non so se ve l'avevo già detto, sì, forse sì, no, non lo so ragazze. E sto perdendo un po' troppi colpi ultimamente, lo so. E niente, adesso sto andando di là in camerella, in camera, aspettate che prendo le cose e scusate per il buio e sono le 3, quindi voi vi starete stupendo del fatto che, cioè, non so, molti di voi, ma non solo voi, anche la gente che mi conosce dal vivo mi dice: ma tu sei fuori? Cioè, tu arrivi a casa alle 2:30, mangi in 20 minuti, che ci sta alla fine, 20 minuti per mangiare non è eccessivamente tanto. E poi ti metti a studiare, ah, sei pazza di qua e di là. Cioè, ovviamente, pazza, nel senso, cioè, in senso buono, ecco. No, cioè nel senso per me è la normalità. Confesso, cioè confesso, non c'è bisogno di confessare, però ammetto tranquillamente che molte volte mi succede di fare come le persone, diciamo, come la maggior parte di persone, che arrivo a casa e dico no, cioè oggi ho un mal di testa tremendo, oh, sono stanca, non ho voglia di studiare. Dormo una mezz'ora e poi studio. Ma devo dirvi una cosa, praticamente, ok, accendo la luce così, praticamente a me fa l'effetto contrario il sonno, cioè mi riposa, sicuramente mi riposa, però sto accendendo le luci di Natale. Quando mi sveglio, innanzitutto la prendo un po' come se fosse una mattinata normale, quindi ci vuole da 29 minuti a svegliarmi, consulto il telefono, rispondo a qualche messaggio, a riposare la testa, ma quando mi sveglio ci metto troppo tempo a riprendermi e purtroppo non so perché nella nostra cultura occidentale lo studio serale non è molto visto di buon occhio, non lo so. Tutti, no, dicono spesso cose abbastanza negative sullo studio serale. Poi vabbè, c'è chi lo ammira molto, c'è chi lo utilizza. Io personalmente non studio mai di sera, ma perché ho proprio il concetto in testa, che sicuramente è sbagliato, del fatto che è sera, sono le, che ne so, boh, 8 di sera, anche le 7 di sera, e la mia testa automaticamente, anche se io non ho fatto nulla durante il giorno, si proietta già verso la cena, alle 7 più o meno, che appunto la mia cena è alle 8 di solito, e si proietta verso il sonno, quindi dopo cena studiare è per me impossibile, quasi impossibile. Molto spesso infatti tipo lascio la parte di ricopiatura appunti alla sera proprio perché dico, cioè
Non è stressante, è soltanto stancante a livello della mano, ma di studiare proprio, vi giuro, è veramente difficile che io lo faccia perché mi perdo con nulla. Cioè, non è che non ci riesco, per l'amor di Dio. L'ho fatto per anni di ripassare alla sera prima delle verifiche, solite cose. Ma proprio studiare di pari passo, cioè da 0 a 100, proprio non ce la faccio. E quindi io comincio molto presto, perché poi alle 7, 7 e mezza di sera, per me la sessione di studio, tra virgolette, è finita. Cioè dopo io, ho capito, comincio a cazzeggiare un po' col telefono, a mandare qualche messaggio, guardare dei video, perché la mia testa ovviamente comincia a svalvolare. E quindi ecco, tutto questo 4 minuti e 09. Vabbè ragazzi, è questo il bello di Vlogmas. Ci tenevo a dirla perché molti di voi molto spesso mi dicono: ah, ma come fai di qua e di là? Che mi fa un sacco piacere sentirmelo dire, ma allo stesso tempo a volte mi fa sentire un po' in colpa perché dico: oddio, agli occhi della telecamera sembro una ragazza così tanto studiosa, che in realtà secondo me ce n'è di molto più studiose di me. Forse veramente sembro così tanto studiosa da lì dietro, da quella telecamera. Uguale, scuola, università, se uno si impegna molto, soprattutto gli ultimi anni di scuola, più o meno la mentalità è quella. Non sto parlando di studio, per l'amor di Dio, lo studio è tutta un'altra cosa, scuola, università. Ma l'organizzazione è più o meno quella. Io dal liceo all'università non ho cambiato il mio modo di studiare o di vedere lo studio, anzi è esattamente uguale. Io al liceo facevo in questo modo, solo che al liceo il problema è che c'erano un sacco di materie che non mi piacevano, tipo arte, cose di questo tipo. E alle 3 del pomeriggio mettersi a fare queste materie che già non mi piacevano era un po' più difficile, però lo facevo, anche perché altrimenti non sarei uscita dal liceo con il voto con cui sono uscita. Quindi. Ho deciso di cominciare con genetica medica e a parte la mia voce sempre in peggioramento, e ho fatto questo, cioè guardate come ho ordinato, sono molto fiera. Ho ricopiato una cosa molto importante che sono le classi geniche, sono quei geni che causano la tumorigenesi e quindi l'insorgenza di un tumore. E visto che oggi l'avevo fatto in classe, ma non mi piaceva come era venuto lo schema e tutto, l'ho rifatto ora. E basta, in realtà volevo appunto sistemare genetica medica e finire di studiarla, perché ormai appunto l'ho finita, passo dopo passetto, piano piano. Però intanto sono andata di là in cucina ad accendere il PC di mio papà, perché devo stampare un sacco di cose di genetica generale, cioè tipo dei fogli con le domande d'esame, esercizi, cose varie ed eventuali.
E quindi vorrei provare. Vi aggiornerò perché questa stampante non è molto carina, nel senso che ha sempre dei problemi, è una cosa assurda. La mia voce è un continuo veramente disagio. Quindi ci aggiorniamo dopo, che vi dico se ce l'ho fatta. Non ho molta speranza in realtà, conoscendo questa stampante. Tutte le varie cose che dovevo fare, scusate per il buio. E adesso è un po' tardi, quindi io vado a nanna, anche perché ho studiato nel frattempo, non ho fatto molto. Spero che questo vlogmas vi sia piaciuto, non è venuto molto lungo, però spero che vi sia lo stesso piaciuto. E niente, quindi io vi mando un bacio e ci vediamo domani. Ciao!